Buongiorno cari amici elettronauti, oggi modificheremo la Vespa. No, in realtà no, modifichiamo ancora la mia Tesla, ho una cosina interessante da farvi vedere. Permesso. Bella Matteo. Avanti, ciao bello. Ciao Matteo. Oggi abbiamo qualcosa di molto interessante, Gabri, molto molto interessante. Ciao ragazzi. Che ancora... Guardiamo. Non ho fatto vedere a nessuno, che è questa roba qua. Il monitors. Il monitor, esatto, si adatta perfettamente perché con il volante yoke davanti c'è tutto un bello spazio e ci si mette questo monitor. Ma cos'è? Il navigatore? Fa di tutto, praticamente questa qua è la versione Android. Oltretutto, anzi scusa, la versione Linux, oltretutto, da 9 pollici. Questo è veramente il più bello che si può trovare in questo momento. Tiriamo fuori subito, vi faccio vedere. Wow! Vedi? Ha anche questa cornice che è molto più fine rispetto all'altro. Bello. L'altro aveva una corniciona e dello stesso colore della plancia, quindi è bellino, dai. Bello. Sì, sì, prego. Pronto? Sì? Matteo Valenza? Sì? Prima cosa da fare, ragazzi e Gabri, bisogna scollegare la batteria da 12 volt. Quindi abbiamo già aperto il cofano, abbiamo già rimosso la paratia, esattamente come abbiamo fatto con il video del volante che è uscito qualche giorno fa. Adesso andiamo a scollegare la batteria da 12 volt lì davanti, staccando la mostratiera del nero. Mino. Negativo. Mino. Io penso negativo perché, vabbè. Poi, altra cosa, bisogna, tenendo sempre completamente le portiere aperte, andare a rimuovere il connettore della batteria di trazione, che nel modello di Tesla Model 3 del 2019 si trova sotto al sedile posteriore destro. Il connettore è grigio, voi andate ad alzare i sedili e rimuovete il connettore. Quando rimuoverete il connettore, l'auto completamente staccherà la batteria, quindi non ci sarà più energia all'interno dell'auto. Mi raccomando, non chiudete le portiere, se no non entrate più. Posso chiudere? No. Detto questo, Gabri, come già detto e come già visto, montiamo questo affare qua. Dobbiamo andare a fare dei lavoretti. Allora, ovviamente qua non sono molto molto bravi perché ci danno sempre delle istruzioni dettagliate su come andare a far girare i cavi, come montarlo. Ovviamente no, in cinese. No, sono in inglese. Ecco, se non sapete l'inglese basta che guardate questo video che io vi spiego tutto. Ci sono diverse versioni per Intel o Atom, dipende insomma dal processore della vostra auto. Chiaramente dovete comunicare al venditore prima quale avete, c'è una tendina sul sito, è molto facile e basta. Ok, la prima cosa da fare qual è? Connettore. Fili, connettori, cazzi, spugnetta, la rottura di palle, questa qua la so già. Manuale. Sì, c'è una. C'è una levetta. Perfetto. Per fare tutto, ragazzi, servirà solo una levetta. Poi per il resto è tutto d'incastro. Poi vabbè, ci sono due o tre vitine da collegare dietro. La levetta è bellissima e anche del colore dei tuoi guanti. Quindi vieni, fai tu. Per prima cosa bisogna andare a rimuovere questa parte qui, che nel mio caso è bianca, nel vostro caso potrebbe anche essere color legno, dipende un po' dagli interni che avete scelto della vostra Model 3. Per andare a rimuoverlo è molto facile perché è tutto ad incastro. Prima di tutto bisogna andare a rimuovere queste paratie di sinistra e destra e poi dopo fare leva e clic 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 viene su. Okay. In pratica questo andrà qua montato così, quindi adesso vi faccio vedere come si fa l'installazione. Allora, per allineare correttamente il display bisogna andare a contare i buchi che ci sono qui in base a quello che vi dice
il manuale di istruzioni. Il manuale di istruzioni in questo momento ci sta dicendo che bisogna inserire il primo pin dal 25esimo buco, poi inserire quello blu nel 29esimo e quello rosso nel 32esimo. Però noi abbiamo il modello senza telecamera anteriore, perché a me non serviva e quindi non l'ho acquistato. Questi qua sono solo due, quindi dobbiamo andare solo ad utilizzare quello blu che sta al 29esimo. E mi raccomando, si deve contare non guardandolo da qui, ma al contrario, perché sono diversi. 5. Perfetto. 28, 29. Perfetto. Adesso bisogna andare a tirare via tutti questi affarini qua. Mi hanno citato dentro, aiuto. Cosa si fa per un pugno di viuga? Poi c'è un connettore. Un altro connettore. Mamma che spacca delle schiena, ragazzi. Tu come fai a fare questo lavoro, Gabri? Io non lo faccio in realtà. Ah, ecco. E infatti io lo stai facendo fare a me. Perché questa cosa non è giusto. Non è giusto. Tu la macchina. Adesso, Gabri, io ti faccio vedere come si fa. Poi un giorno dovrai fare tu da solo, eh? Va bene, capo. Ponte al suo contatore, usiamo la sua corrente molto economica. Perché lui non c'è mai lui. Ma il mio elettricista è bravo, mi ha detto che ha dato 100 euro e mi ha fatto questo lavoro qua, quindi... Di risparmio. Bollette non lo so, non mi arrivano, arriveranno a lui. Io qua ragazzi, mentre voi facevate le stupidate, sono andato avanti e ho collegato tutto. Grazie, grazie. Ah, ho perso 2 anni di vita, sono riuscito a collegare tutto. Bravo, Matteo. Sei un po' lento però. Mi gira un po' tutto, però franco. Un po' sangue alla testa. Allora, io farei una cosa. Invece di rimontare tutto, eccetera, eccetera, proviamo subito a vedere se funziona. Dai, va bene. Vado così a prendere. Siamo sicuri di aver collegato tutto giusto. Allora. Bene. Ce l'abbiamo. Perché non parte? Perché bisogna attaccare la corrente. Certo. Ok. Ok. La prova del 9, quindi. Tacca la corrente. Arrivo, arrivo. Adesso bisogna aspettare un secondo che si avvia tutto il sistema. Sì, power charger. Power. Che bello. Perché è solo 260? Graficamente non è bello. Beh, l'auto raggiunge 260. Ah. Che bello. Bello luminoso. Vediamo anche se mettiamo in P. Sì, va. Guarda, ha cambiato anche qua. E già mi sta indicando la carica, mi dice che ore sono, 23 gradi, se ci sono accesi i fari, non abbiamo la cintura, c'è il freno a mano, bello. Anche le portiere. Sì, anche le portiere. Bello, cavoli. Tutto. Ok, allora cerchiamo il Bluetooth, PT-Link, oh yeah, vediamo se si collega. Richiesta abbinamento Bluetooth. Ah, quello qua, abbina. Consenti e poi click confirm CarPlay. Wow, tra l'altro ti tiene sia la visualizzazione di CarPlay a sinistra e a destra quella dell'auto. Figo. Posso utilizzare anche la manetta di sinistra per modificare le impostazioni. Interessante, sì, è già bello reattivo. Sì. Queste sono le impostazioni, vediamo. Ah, ok, System Settings. Model 3 o Model Y? Time Zone, GMT più 8, no, direi GMT no, più 1. Cos'è? Time Format. Ok. Steer Wheel Control on, ovviamente. Brightness Auto, Mood Auto, Color, il colore dell'auto, vabbè, il mio colore è blu. Qua ci do tutte le informazioni. Ah sì, perché tra l'altro è possibile anche aggiornarlo da remoto. Qui dietro c'è una presa USB-C che voi potete collegare con il computer, andate ad aggiornare il firmware. Figata. Bello, molto bello. Bello.
Oh cacchio, mi sono dimenticato di salutare Gabriele come si deve. Gabri! Hai capito, ciao. Ciao, grazie. Ciao. È stato bello. Ciao, alla prossima. L'importante è iscrivervi al canale. Se no siete dei tacchini. Ciao ragazzi. Ciao.